L'operazione Lava Jato è una gigantesca investigazione della Polizia Federale brasiliana che ha preso questo nome perché l'organizzazione criminale, inizialmente indagata, usava una rete di distribuzione di carburante e di impianti di autolavaggio. E Lava Jato significa appunto lavaggio a getto. L'operazione ha avuto la sua grande esplosione a marzo 2014, in piena campagna elettorale e 7 mesi prima delle elezioni politiche in cui Dilma Rousseff, Presidente della Repubblica dal gennaio 2010, si presentava per la rielezione al secondo mandato. In questa tornata elettorale, segnata da avvenimenti drammatici che hanno pesantemente influito sui risultati, Dilma ha riportato al primo turno una vittoria di oltre 8 milioni di voti sul suo avversario Aécio Neves, vincendo però al secondo turno con meno di 3 milioni e mezzo di voti di differenza. Su questi ed altri fatti che sono stati all'origine dell'attuale variegata crisi di questo paese, cercheremo di fare un'analisi nei prossimi video dedicati al Brasile. L'operazione Lava Jato, con un numero di incriminazioni e arresti dell'ordine di un centinaio di persone, ha avuto come principale target il gigante petrolifero statale Petrobras, insieme a 16 grandi imprese. L'ingegnere Paulo Roberto Costa, che all'epoca era direttore per le forniture di Petrobras, è stato incriminato e ha deciso di collaborare con la Procura della Repubblica come pentito. Il gigante petrolifero brasiliano è di gran lunga il bersaglio più importante di questa operazione, per le sue dimensioni, ma anche per il fatto di essere un'impresa statale e come tale un tallone d'Achille per il governo in carica. Ma c'è anche un altro fatto tutt'altro che secondario. La Petrobras è da decenni oggetto del desiderio di molti potentati internazionali. Nel 2006, durante il primo governo Lula, la Petrobras aveva annunciato la scoperta di un immenso campo petrolifero a grande profondità sotto livello marino, per il cui sfruttamento si avvaleva di una sofisticata tecnica messa a punto con i ricercatori dell'Università di San Paolo. Questi giacimenti hanno riserve stimate di petrolio quadruple rispetto a quelle su cui il Brasile poteva contare prima della loro scoperta. Scoperta che ha acuito l'intolleranza dei potentati internazionali verso un governo che si ostina a fare gli interessi del proprio paese. L'operazione Lava Jato è sotto la responsabilità del giudice federale Sergio Moro e i suoi numeri sono oltre 1.000 procedimenti penali, oltre 100 arresti, 80 condanne, 86 richieste di cooperazione internazionale, 40 accordi con incriminati che hanno deciso di collaborare in cambio della riduzione della pena. L'opinione di Francisco Leggi Filho, Umberto Eco, Di Pietro e Sergio Moro, da Mani Pulite a Lava Jato. Numero 0, Numero numero 0. Zero è un libro di Umberto Eco, apprezzato filosofo, semiologo e scrittore italiano. Di che cosa tratta questo libro? Il libro è una satira, una parodia di ciò che dovrebbe essere la redazione di un giornale, il cui numero zero non uscirà mai, ma che serve ai propositi dei suoi padroni e dei suoi editori per condizionare molte persone. Qualcosa di non molto diverso da quello che sia qui in Brasile che in molti paesi emergenti fanno quei mezzi di comunicazione che vogliono a tutti i costi abbattere i governi popolari per il solo fatto che contrastano superiori interessi strategici. Umberto Eco, per bocca di uno dei suoi personaggi, il direttore di redazione del giornale Il Domani, parla a proposito delle operazioni Mani Pulite del celebre e ormai non più tanto celebre Antonio Di Pietro,
L'operazione Mani Pulite, che ha agitato l'Italia e l'Europa dal 1992 e che era stata presentata al paese come una crociata moralista, ma che invece di ripulire la politica ha finito per portare alla ribalta Silvio Berlusconi, il ridicolo e corrotto premier italiano che ha avuto tre incarichi di governo tra il 1994 e il 2011. Giustamente Silvio Berlusconi, o caricato e corrupto premier italiano Scrive titolato Umberto Eco. ancora na C'è chi politica e dice rodò muito che negli dopo anni la caduta del muro di desde Berlino e lo 1994 smantellamento dell'Unione até 2011, Sovietica, gli occupando americani, tre non avendo seggi. più bisogno dei partiti Então, mas che vamos ao loro Berlusconi. manovravano, O ci que hanno ele lasciato nelle mani intende dei falar magistrati. sobre a operação O Mangina, forse potremmo rischiare di dire e não che i mais tão certo magistrati dire, stanno ecco seguendo un assim, o copione juiz scritto dai seguia um servizi segreti roteiro escrito americani. pelos serviços secretos americanos. Vedete qualche Alguma analogia semelhança con quello entre che sta Estado succedendo qui in Novo? Brasile? Alguma semelhança Qualche entre o nosso somiglianza tra le juiz figure di Sérgio spicco della Moro, magistratura por italiana acaso um all'epoca di homem Mani Pulite formado e em il nostro Harvard, tem uma giudice Sergio magistratura Moro? muito cara, que Guarda vanificou caso, o estudo uno dele, che ha ninguém fatto sabe quem corsi di é, é uma studio negli testa mais Stati famosa do Uniti, mundo, e por isso ad que ele é. Harvard, una Além delle do mais, Sérgio università più Moro prestigiose del esteve no mondo, e Departamento di presso il Stato Dipartimento di Stato Norte americano, americano, fazendo um dove ha curso seguito sobre un lavagem corso de su dinheiro. riciclaggio di denaro. Então, quem é Sérgio Moro? Ci si Quem seria chiede o chi è suo Sergio Sérgio Moro? Moro? Não Direi importa che Sergio quanto Moro possa rappresenta per essere la politico, politica brasiliana ciò che a mas suo o que tempo ele Antonio Di representava Pietro ha e ainda rappresentato per la assim, o politica que mesmo italiana. representou Antonio Di Pietro Aspettiamo para a e il politica tempo italiana? ci dirà chi É sarà uma Sergio coisa di Moro. esperar para ver. Quem será Sérgio Moro? Aspettiamo e stiamo a vedere Vamos chi vedere sarà quem Sergio será Moro. Sérgio Moro.